Beh, oggi è una giornata speciale qui a Barcellona, Luna Rossa è salita sull'Amerigo Vespucci, l'Amerigo Vespucci è inizio del suo giro intorno al mondo, è passata qui da Barcellona e non potevamo che onorarla con una nostra visita. Sono due realtà bellissime, fantastiche, che emozionano tanto gli italiani ma anche gli spagnoli, che sono venuti oggi con tante barche a onorare la presenza dell'Amerigo Vespucci nelle acque di Barcellona. Tra Luna Rossa e l'Amerigo Vespucci c'è un feeling fantastico che nasce da tanti anni. Nasce a Auckland, in Nuova Zelanda, quando io ero un ragazzino, alla mia prima Coppa America. Eravamo con i Version 5, barche che andavano massimo a 10 nodi, come l'Amerigo Vespucci. Oggi le cose sono diverse, Luna Rossa e la Coppa America hanno fatto passi avanti da gigante nella tecnologia, nella velocità, però l'amore continua e siamo qui a Barcellona fieri di questa bellissima imbarcazione della Marina Militare Italiana. Beh, sì, Barcellona è stata una bella sorpresa, ci ha regalato 5 giornate di vento magnifico da lunedì a venerdì, poi è arrivato questo Levante, questo weekend. Poco vento e tantissima onda. In generale, sicuramente le condizioni di onda sono molto particolari, superiori a quelle che mediamente troviamo a Cagliari, più onda, meno vento, condizioni molto complesse che dovremo studiare attentamente per avere, la giusta barca, i giusti foil, durante la Coppa America.